quando non fare pubblicità. Oggi parliamo di questo tema perché è estremamente importante e permetterà a tanti di risparmiare molti soldi. E parlo di tutto ciò che riguarda le azioni pubblicitarie fatte in maniera scorretta. Nel senso che quando decidiamo di investire soldi in pubblicità, qualunque tipo di pubblicità essa sia, qualunque tipo di canale decidiamo di utilizzare, quindi pubblicità online, su Facebook, su Google, in radio, con dei volantini, qualunque canale, ripeto, dobbiamo sempre tenere a mente due elementi fondamentali. Il primo è l'obiettivo che vogliamo ottenere. Non sempre la pubblicità che abbiamo intenzione di fare ha lo scopo di vendere immediatamente. In alcuni casi semplicemente vogliamo far conoscere agli utenti la nostra esistenza, di conseguenza andremo a creare un contenuto che servirà a questo. Quindi dobbiamo sempre partire dalla fine e tenere a mente qual è l'obiettivo. E la pubblicità, il messaggio che andremo a costruire, dovrà essere fatto con lo scopo di raggiungere quell'obiettivo. Il secondo elemento, ancora più importante ed è assolutamente fondamentale, è che dobbiamo avere un qualcosa da comunicare. Nel senso che cosa vogliamo far sapere al mercato di noi, del nostro prodotto, del nostro servizio? In base all'obiettivo che abbiamo in mente, che è il punto 1 che ti dicevo prima, abbiamo un obiettivo in mente, dobbiamo comunicare in maniera molto chiara perché la persona dovrebbe degnarsi di darci a noi la fiducia, di darci la sua attenzione, di acquistare da noi, dipende diciamo dall'azione che vogliamo far intraprendere all'utente, ma dobbiamo riuscire a dare un messaggio che sia abbastanza chiaro e comprensibile dall'utente per far sì che possa effettivamente passare all'azione e raggiungere l'obiettivo che avevamo inizialmente in mente. E questo, diciamo che apro una parentesi enorme, perché in base all'obiettivo che abbiamo in mente, dobbiamo creare un messaggio che riesca a sostenere questa azione. Nel senso che sei nuovo, hai deciso di promuoverti online perché sei un libero professionista, ma non hai clienti, non hai mai fatto video, magari non hai nemmeno un sito internet ancora. Ok, e il primo passo che decidi di fare è quello di voler farti conoscere. Quindi devi iniziare a instaurare un rapporto di fiducia con le persone. Cosa dovrai fare? Dovrai creare dei messaggi tramite i quali le persone inizieranno ad ascoltarti, inizieranno a darti la loro attenzione e con il tempo inizieranno a darti effettivamente la loro fiducia. Ma per farlo è importante avere un messaggio molto chiaro e preciso. Diciamo che quando si parla di vendita di prodotti è molto semplice fare un esempio, perché, come faccio spesso questo esempio, se una pizzeria che ha una caratteristica unica, ovvero entro 5 minuti ti porta una pizza appena sfornata a casa, devi semplicemente comunicare questo, perché le persone che avranno quella necessità saranno immediatamente attratte dal tuo tipo di comunicazione. Ma se quello che proponi non è così, diciamo, facilmente differenziabile, differente rispetto ai tuoi competitor, quindi non è una caratteristica unica, ma quello che hai bisogno di fare è instaurare un rapporto di fiducia, che è una cosa fondamentale per chiunque venda la sua persona, quindi qualunque tipo di libero professionista è fondamentale. Cosa devi fare? Devi creare un messaggio che avvicini a te un determinato tipo di persone. Non possiamo pretendere che tutti ci ascoltano, che tutti la penseranno come noi, che tutti ci diano ragione, detta in maniera un pochino più grezza, però il punto è che ci sarà qualcuno che, in base a come ci poniamo, al tipo di linguaggio che utilizziamo, in base al tono di voce che utilizziamo, sarà attratta dal nostro tipo di comunicazione. Ovviamente il contenuto non deve mancare, nel senso che devi dare alle persone argomenti che in qualche modo gli interessano, per cui se sei un commercialista puoi, ad esempio, grazie a dei sistemi di premi o di recupero spese, risparmiare sulla busta paga dei dipendenti, perché invece di mettere 2.000 euro in busta paga gliene dai 1.800 in busta e 200 tramite buoni benzina, esempio simbolico. In ogni caso il punto è che devi assolutamente dare alle persone qualcosa di cui hanno bisogno, quindi informazioni in questo caso, ma allo stesso tempo il modo in cui comunichi deve essere coerente con la persona che sei, perché sarà questo che instaurerà veramente il rapporto di fiducia con le persone. Quindi il modo in cui comunichi e quello che comunichi, quindi che deve essere effettivamente interessante per l'utente. E infine il terzo punto, fondamentale anche questo, devi farlo in maniera continuativa, nel senso che non puoi sperare di fare ad esempio un video in cui parli di come risparmiare appunto questi 200 euro sulla busta paga o quel che è e sperare che le persone ti contattino immediatamente per avere informazioni. Certo, ci sarà qualcuno che sarà immediatamente attratto da te, ma la maggior parte delle persone avrà bisogno di più tempo per iniziare a fidarsi di te e della tua persona. Quindi quello che devi fare è comunicare in maniera costante e continuativa nel tempo. Se non hai questi tre elementi chiave in mente, quindi non hai un obiettivo chiaro che gli utenti devono raggiungere, non hai un messaggio chiaro da comunicare, e tre, non hai pianificato una strategia che diciamo sia sul lungo periodo, perlomeno sul medio periodo, ecco, allora non iniziare, perché altrimenti butterei via solamente dei gran soldi. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, quante volte ti è successo di vedere una pubblicità, magari qualcosa che ti poteva anche incuriosire in qualche modo, e hai pensato, questa cosa è interessante, però adesso ho altro da fare, quindi lascio perdere. E
una cosa che sarebbe effettivamente potuta trasformarsi in qualcosa di più finisce in breve tempo nel dimenticatoio. Per questo è importante continuare a martellare, diciamo così, a essere davanti alle persone, quindi a diventare il loro punto di riferimento in maniera costante nel tempo, perché un giorno la persona non ha tempo, un giorno non ha voglia, poi magari il terzo giorno si incuriosisce e ti segue, il quarto giorno ti vede nuovamente e dice aspetta, sentiamo cosa da dire oggi. Dopo una settimana di nuovo vede un altro tuo contenuto e dice sentiamo cosa dice questa volta. E questa fiducia che la persona ha nei tuoi confronti si instaura e si rinforza giorno dopo giorno, ed è l'obiettivo a cui dovresti in qualche modo aspirare. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!